Il Rosa dell'Aurora di Maria Grazia Franceschetti. Livia, viene il tempo rosato dell'Aurora. Ti sarebbe piaciuto? Come quando di settembre ci vestiva lungo i sentieri che tagliavano le distese di Gran Turco. E tu vedevi nei ricami delle nuvole i bagliori della vita, la speranza del domani. Così andavamo mano nella mano, ombre d'oro i nostri passi, sfumature dal celeste all'ambra i corpi, le parole, i gesti persi nelle distese dei ciliegi. Voglio pensarti dove sei ora, china sui campi ad ascoltare il fiato mattutino delle erbe, entrare metro dopo metro nel solco arato della terra ed io, tua figlia, a bocca aperta, nello stupore dorato della nebbia, ad ascoltare canti e preghiere, la favola celeste di vita e cielo. La verità, Livia, è che mi sono mancati troppo presto i tuoi sorrisi, le tue dita tra i capelli, le carezze, i baci, le risposte ai perché dei dolori e della morte. E poi non sai quante croci ho sopportato, quante persone cielo interrogato, per questo stare in un calvario di giorni di città grigie, persi i tornanti del nostro andare lieve e luminoso. Il nitore degli orizzonti tra i cementi, i progetti finiti nel macero dei sogni. Tutta un'altra vita amara, madre mia, sai. Ma voglio immaginarti ancora tra gli orti, nelle rugiade delle piane, accanto al camino, nel gioco delle bambole, rivedere noi due avvolti nel giallo dei covoni, in quest'ora d'alba rosata, dolcissima e inquietante.